Salve e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primo video che vedete dopo non so quanto. Saranno i miei giorni da malato perché in questo momento ho la febbre, ho il raffreddore e ho la tosse. Quindi vi faccio scoprire come saranno questi miei giorni da malato. Stasera non so esattamente cosa farò, sicuramente qualcosa che mi rilassi perché in questo momento vedo tutto doppio e fare le riprese non è facile perché ho la luce puntata sopra gli occhi vedete questa luce qua per fare le riprese, ma non sto bene. Ecco, quindi vediamo come andranno questi giorni. Aggiornamento, siamo finiti per fare un gioco pinacolo, quindi qualcosa di rilassante ci ho azzeccato. Ok, non mi faccio mai vedere così, ma è arrivato il momento di, per questi 2 giorni da malato, di prendere le medicine. Quindi mi passi il composto. Questo è il composto. Comunque qua ho attrezzato così, vabbè, prima o poi ve lo farò vedere. Mi hanno detto di non sorseggiarla perché potrebbe fare molto schifo. Io prima la voglio assaggiare però. Fa schifissimo. Beh, però ne ho bevuto più di metà, quindi a me queste cose fanno venire da vomitare. Voglio un po' d'acqua che non fa così schifo. Bene, quindi ora buonanotte, ci vediamo domani mattina. Buongiorno, per gli altri fa caldo, ma io sono con questo da tutto il giorno, che praticamente vedete che è in lana. L'unica cosa che ho è la tosse, il raffreddore e sto male, cioè mi sento veramente giù di tono, credo si senta. Stamattina ho preso l'antibiotico sperando che vada un po' meglio. Oh, sto guardando il coniglio che è fuori e sto aiutando a cucinare per quello che riesco. Aggiornamento, ho la febbre, sto veramente male. Credo si possa vedere dalla mia faccia e da come sono conciati i miei capelli. Sembrano esplosi. Sì. Ammetto che sembrano veramente esplosi. Ma basta, adesso devo guardare cosa fare. Perché sono 2 giorni che sono così. Voi avete visto solo ieri. In realtà, tutto ieri, tutto oggi. Mi sa anche tutto domani. Comunque faticoso, soprattutto perché essendo poi a casa da solo devo gestirmi tutto io. È un casino. Cioè sì, ho i miei nonni che mi fanno da mangiare, mi aiutano se devo prendere qualcosa, eccetera, eccetera. Però la maggior parte del tempo io lo passo in casa mia, sopra. E stamattina l'ho passata giù. E basta. Speriamo che vada meglio. Ok, mi vedete di nuovo così. Oh, non sto bene assolutamente. Non mi sono ripreso. Ho di nuovo tutto il naso chiuso, mal di gola. Ho la febbre. Ho i capelli che sono sempre peggio. Ma va bene. Spero di stare meglio più presto possibile perché così non tiriamo avanti, anche perché non ce la faccio più. Una delle poche volte che mi vedete senza il felpone addosso e basta. Ho ancora la febbre, sto ancora male, non è passato, io spero domani di stare bene.
Adesso guardiamo i Migratis, visto che stasera c'è quello. Ci vediamo all'ora di prendere la medicina. Bene, anche oggi è ora di andare a dormire. Non ho più la febbre, ma sto comunque male. Quindi speriamo che domani si risolva. E basta, ci vediamo domani mattina. Buongiorno e benvenuti a questa mattina. Sto un po' meglio, decisamente meglio. Direi che posso anche farmi una doccia in modo tale da riprendermi. Oggi pomeriggio farò una doccia, così mi riprendo un po' e puliamo questo cespuglio. Vedete che non è proprio... è diventato un cespuglio, non sono più ricci. Comunque questo video lo vedrete non so quando. Sarà però sicuramente un po' di settimane che non pubblico. Arriverà il motivo. Vi spiegherò anche più o meno cosa voglio fare. Ho il naso, visto che mi sto soffiando tanto il naso, oltre alle labbra, tutto il naso screpolato e anche le labbra, quindi... vedete che la situazione con la tosse non è migliorata. Oggi è giovedì, questa cosa parte, cioè parte, è partita da martedì, quindi sono 3 giorni che sono così. Spero di non stare più male, cioè nel senso, finché ho tosse basta, va bene. Quando inizio ad avere la febbre, prima avevo di nuovo freddo, ho passato tutta la mattina di nuovo con quella specie di coperta felpa che mi avete visto indossare la maggior parte delle volte in questo video. Spero di stare meglio, ma visto che sto meglio possiamo concludere questo video. Direi che tanto la doccia a voi non ve ne frega nulla, perché voglio solo evitare questi capelli esplosi, anche se sembrano molto naturali, ma vedete che non sto proprio benissimo con questo ciuffo in testa così. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, quando sicuramente mi sarò ripreso e vi spiegherò anche perché ho pubblicato un video, poi non ho più pubblicato, poi ne ho pubblicati altri, ho interrotto anche una serie che... poteva essere interessante. Quindi detto questo, ci vediamo ad un prossimo video con prossime cose, prossimi episodi. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdervi gli altri episodi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.